Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dedicato all'informazione del Veneto, l'appuntamento con Focus TG. Siamo in diretta lunedì 23 maggio, sono da poco scoccate le 12, questo vuol dire che per un'ora e mezza staremo insieme, vi terremo compagnia, vi terremo informati di tutto quello che è successo e che sta succedendo nel nostro territorio. Vi anticipo già che alle 12:15 cederemo la linea, perché seguiremo in diretta una importante conferenza stampa del Partito Democratico, conferenza stampa che si svolgerà proprio nella sede del PD regionale a Padova. Tema di questo incontro è l'autonomia del Veneto. Verranno illustrate tutte le proposte elaborate per contribuire alla legge quadro sull'autonomia. Sarà una conferenza stampa breve, noi poi rientreremo in studio, vi terremo, come dicevo, compagnia, informati fino alle 13:30 con tanta cronaca, tante notizie, tanta attualità e poi insomma anche i nostri servizi di costume e di colore. Insomma, tanti motivi per restare con noi e per seguirci. Adesso però entriamo subito nel vivo del nostro telegiornale, aprendo la pagina di cronaca. Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti sul tragico incidente di qualche giorno fa. Un incidente di cui vi diamo gli ultimi sviluppi e aggiornamenti, quello che è costato la vita alle persone coinvolte appunto in questo disastro a San Pietro in Gù. Potrebbero arrivare in giornata gli esiti degli accertamenti sulle impronte digitali di 3 delle 4 vittime nordafricane dello schianto sulla Postumia a San Pietro in Gù, che sono ancora senza un nome. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi e ora si attende di sapere se ci siano corrispondenze. Sempre in giornata dovrebbe arrivare anche la conferma dell'identità del giovane alla guida della multipla che si è schiantata contro il camion e che si è trasformata in una gabbia mortale. In tasca il ragazzo aveva la fotocopia di una patente intestata ad un 22enne marocchino. I due superstiti, ricoverati a Cittadella, invece hanno 32 e 40 anni, anche loro sono marocchini e pare che il più giovane sia irregolare sul territorio italiano. La macchina su cui viaggiavano era intestata ad una cooperativa di Colonia Veneta, coinvolta nel 2019 in un'inchiesta di sfruttamento di lavoratori stranieri, specialmente marocchini, impiegati nella raccolta del tabacco e per la quale era finito in carcere un caporale, anche lui marocchino. Alcuni conoscenti dei due sopravvissuti hanno riferito agli inquirenti che i sei uomini si erano svegliati all'alba per andare a lavorare nei campi. Pare facessero i facchini, scaricavano pollame e lavoravano nella raccolta di frutta e ortaggi. Una strage della strada che ora potrebbe portare alla luce una vicenda di sfruttamento di stranieri nelle campagne venete. Ci spostiamo adesso sulla 4, siamo nell'area del Vicentino, per un incidente avvenuto poco fa. Un incidente in autostrada A4 tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano è successo stamattina poco prima delle 8, coinvolti nel tamponamento 4 veicoli, 2 i feriti trasportati in codice giallo in ospedale a Vicenza. Rallentamenti che si sono riversati anche nell'allacciamento con la A31 direzione Milano, provocando diversi chilometri di coda. E sempre in mattinata siamo in attesa che arrivi la decisione su un altro incidente mortale che è avvenuto a pochi chilometri dalla Postumia, dall'incidente di cui vi abbiamo reso conto poco fa, sempre in quella zona. Siamo sull'A31 che ha coinvolto, lo ricorderete, un operaio di Piove di Sacco travolto e ucciso da un automobilista ubriaco. Vediamo. La procura di Vicenza, che indaga sulla morte di Walter Giurato, dovrebbe decidere in giornata se disporre o meno l'autopsia sull'operaio 53enne di Piove di Sacco investito e ucciso da un automobilista ubriaco mentre stava lavorando in un cantiere stradale allo svincolo di Vicenza Nord lungo la A31 Valdastico. Il suo investitore, un 33enne di Bolzano Vicentino, è attualmente agli arresti domiciliari per omicidio stradale. Quando ha travolto e ucciso Giurato aveva un tasso alcolemico di 1,50, ovvero ben tre volte superiore
limiti del consentito. Il 53enne di Piove di Sacco era dipendente della ditta CV di Due Carrare, che si occupa di lavori stradali. Lo Spisal sta verificando anche le condizioni di sicurezza del cantiere. Walter Giurato è morto sul colpo per i traumi riportati. Se il pubblico ministero decidesse di non disporre l'autopsia, la salma verrà restituita ai familiari, che potranno così organizzare i funerali. Ladri in azione nel Trevigiano, nel mirino la chiesa della frazione di Varago di Maserada. Sparite le offerte per i poveri. Vediamo. Ormai la cronaca ha abituato a ladri che non si fermano davanti a nulla, nemmeno alle offerte per i poveri, come è successo venerdì pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta di Varago di Maserada. In quel momento non c'era nessuno e i malviventi hanno potuto muoversi indisturbati. Entrati dalla finestra del piano terra della canonica, hanno girato nelle stanze fino a quando hanno raggiunto l'ufficio del parroco, dove all'interno di un cassetto erano custodite 5 buste con le donazioni dei fedeli per le famiglie più indigenti. I ladri, forse più di uno, sono fuggiti nel nulla con un bottino di 600 euro. Una volta scoperto il furto è scattata la denuncia ai carabinieri, che ora visioneranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca dei responsabili. Restiamo in zona, restiamo dunque nel Trevigiano, per segnalarvi nel prossimo servizio quanto insomma accadeva in una ditta, in alcuni laboratori dove venivano bruciati gli scarti tessili, sequestrati appunto 2 laboratori, denunciati 2 cittadini stranieri dalla Guardia di Finanza di Treviso. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso, che ha sequestrato 2 laboratori tessili di circa 200 metri quadri ciascuno, ricavati nei garage e nelle cantine di 2 palazzine a Zero Branco e Quinto di Treviso. I locali al momento dei controlli presentavano condizioni di assoluto degrado, privi di aerazioni, uscite di sicurezza, impianti elettrici non a norma, fili penzolanti proprio sulle postazioni dei lavoratori, oltre ad essere carenti dei più elementari requisiti igienico-sanitari. Sigilli anche a 35 macchinari per la lavorazione dei capi d'abbigliamento e a 300 kg di rifiuti smaltiti illecitamente. Sequestrata inoltre un'area di circa 50 metri quadri vicina a uno dei laboratori dove venivano bruciati gli scarti tessili. I 2 cittadini stranieri, amministratori dei laboratori tessili, non sono stati in grado di fornire ai finanzieri documenti che attestassero il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, gestione delle emergenze e smaltimento rifiuti. Per loro è scattata dunque una denuncia alla Procura della Repubblica di Treviso, mentre le imprese sono state segnalate per responsabilità amministrativa. Per l'amministratore della ditta che smaltiva i rifiuti incenerendoli all'esterno dello stabile, inoltre, è scattata la denuncia per il reato di combustione illecita di rifiuti. E adesso parliamo dei controlli dei carabinieri nel weekend. Ci spostiamo nella Valle dell'Agno. Controlli intensificati sul territorio durante il fine settimana dalla Valle dell'Agno fino a Montecchio Maggiore, con l'obiettivo di mettere in campo un'azione di deterrenza nei confronti dei malintenzionati, specialmente per quanto riguarda i furti in garage e in abitazione che si sono registrati nell'ultimo periodo in zona. Il bilancio è stato di 2 arresti e 1 denuncia. I carabinieri a Montecchio Maggiore hanno rintracciato e arrestato un 49enne a seguito di un provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa in atto, emesso dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Verona. È stato portato in carcere a Vicenza per espiare una condanna per lesioni personali con fine pena prevista per il 2023. Nella sera del 22 è stato arrestato per evasione un 33enne di Valdagno. Era già sottoposto ad arresti domiciliari. Nel corso di un controllo alla stazione degli autobus della città della Lana è stato sorpreso fuori dal proprio domicilio senza averne l'autorizzazione. Bloccato dai militari è stato quindi arrestato. Infine il 20 maggio i militari della stazione carabinieri di Trissino hanno eseguito una perquisizione all'interno di un'attività commerciale, rinvenendo un fucile sovrapposto e munizioni illegalmente detenute. Il proprietario dovrà rispondere di violazione delle norme del TULPS. Ed è caccia all'uomo a Treviso dopo la raffica di furti nelle notti scorse. Si tratta con ogni probabilità della stessa persona. Questo è quello che dice il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Il malvivente è stato visto anche dal titolare dell'osteria
Toni del Spin, dove un furto è stato sventato tra venerdì e sabato. In città entro il 2022 arriveranno 60 nuove telecamere e si supererà così quota 200. Abbiamo notato che la tecnica e il modus operandi di questa persona è identica, quindi probabilmente, ripeto, probabilmente, non stiamo indagando noi, quindi io sto facendo solo delle ipotesi, si tratta della stessa persona. E caccia all'uomo a Treviso dopo la raffica di furti, sia tentati che messi a segno, registrata in centro. Prima la pasticceria Nascimben, poi tra venerdì e sabato la spaccata all'osteria Caede Oro, dove il vetro sfondato è stato coperto nel frattempo con un cartone. Blitz sventato invece la stessa notte da Toni del Spin, come racconta il titolare. Sono arrivato qua dopo alcuni minuti, erano già qui, avevano controllato tutto, e siccome era scattato l'allarme, la persona che stava forzando la porta ha dovuto scappare perché nel rumore che c'era, in più avrà sentito la polizia che arrivava. Ecco. Però con tutta calma, non è che si è scappato di corsa, è proprio con calma se n'è andato. Ma è pochi minuti dopo che avviene un fatto inquietante e la notte trevigiana diventa concitata. Andando via abbiamo visto questa persona che sembrava un po' strana, comunque ce l'ho anche guardato abbastanza bene, però non avevamo ancora le immagini, la sede operativa non ci ha ancora mandato le immagini da Roma. E pochi minuti dopo invece sono arrivate le immagini e mia figlia guardando fa: papà, ma questo è quello che abbiamo appena incrociato. Abbiamo cominciato a girare tutte le stradine, ho richiamato la polizia, e eravamo al telefono in diretta, però non siamo più riusciti a trovarlo. Allora hanno fatto ripartire la volante e andare in giro, ma non sono riusciti a beccarlo, insomma. Queste le immagini del ladro, un soggetto di carnagione bianca di mezza età, ma la lista delle attività visitate è lunga. E poi anche il negozio qui di fianco, il negozio bambini, anche a loro gli hanno rotto la serratura, non sono entrati neanche lì. Un'erboristeria in Camaggiore. Sì, anche lì mi hanno detto che hanno tentato di aprire anche lì. Perciò, sì, cioè, qua non si sa più cosa dobbiamo fare. Non possiamo chiuderci dentro, cioè, ermeticamente. Se da un lato c'è lo scoramento dei commercianti, già le prese con caro bolletta e incertezze varie, dall'altro c'è l'impegno del comune. Sappiamo che Treviso ha un sistema di videosorveglianza imponente, perché parliamo di 150 telecamere. Stiamo predisponendo peraltro nelle prossime settimane un nuovo appalto e raggiungeremo altre 50-60 telecamere, quindi supereremo sicuramente nel giro di un anno il numero di 200 telecamere, che era un po' l'obiettivo che ci ponevamo qualche tempo fa. E allora adesso, prima di andare in pubblicità, vi ricordo che fra poco seguiremo in diretta una breve conferenza stampa del Partito Democratico nella sede del Partito Democratico di Padova. All'ordine del giorno le nuove proposte elaborate per contribuire alla legge quadro sull'autonomia, quindi si parlerà di autonomia per il Veneto, tante altre notizie di cronaca, tutto questo fra poco dopo la pubblicità. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13.30, c'è movimento nella sede regionale del Partito Democratico a Padova, dove fra poco seguiremo in diretta una conferenza stampa importante incentrata sul tema dell'autonomia in Veneto. Prima però c'è spazio e tempo per un breve RVM, una notizia che vi leggiamo, arrivata in redazione. Purtroppo la conta degli incidenti sulle strade padovane nel fine settimana non è finita. Brutto schianto nella notte in autostrada, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A4 tra gli svincoli di Padova Ovest e Grisignano, dove un furgone si era rovesciato dopo aver tamponato un altro veicolo, provocando due feriti. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati trasferiti in ospedale lungo la A31 all'altezza del casello di Monsedice. Un uomo di Faenza è uscito di strada, forse a causa di un malore, ed è deceduto. Queste, insomma, sono le notizie, insomma, dell'ultima ora, sempre perché insomma, il nostro marchio di fabbrica è darvi notizie in diretta, notizie aggiornate, notizie dal territorio, in attesa che inizi la
conferenza stampa del Partito Democratico. Ne approfittiamo perché i relatori e i referenti stanno prendendo posto, quindi manca veramente pochissimo, per dare una rapida occhiata anche al report di Azienda Zero. Quindi parliamo adesso di Covid velocemente. Sono i dati che riguardano la fotografia dell'andamento, insomma, dell'epidemia in Veneto nelle ultime 24 ore. Come sempre, i dati del lunedì sono dati da prendere con le pinze, insomma, da gestire con attenzione nell'analisi, perché non sono perfettamente aggiornati. Fatto sta che il delta dei casi positivi segna un 551 nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore, che porta il numero dei casi attuali di positivi a poco meno di 39.000. Adesso rientriamo in studio perché, insomma, la regia di Alessandro Costa Curta ci agevola nel farci vedere che, insomma, i preparativi all'interno della sede regionale del Partito Democratico sono oramai ultimati, quindi stiamo per ascoltare direttamente dalla voce dei rappresentanti e dei referenti del PD tutte le ultime novità sul discorso autonomia. Vediamo se il collegamento è pronto, io cederei la linea a Paolo. Buongiorno a tutti, il Partito Democratico del Veneto continua il proprio lavoro e il proprio approfondimento sul tema dell'autonomia differenziata. Lo fa con una proposta che oggi intendiamo avanzare dopo quelle avanzate nei giorni scorsi, proprio perché riteniamo che l'autonomia, un'autonomia vera, efficace e propositiva, sia molto importante per fare in modo che il Veneto conti di più e che la nostra regione possa maggiormente incidere sulle scelte dei governi nazionali ed europei. Noi pensiamo soprattutto che l'autonomia sia utile quando è utile per i cittadini, quando è più vicina ai veneti, quando riesce a erogare servizi migliori, quando riesce ad esprimere una amministrazione più efficiente e più efficace. Per questa ragione, qualche settimana fa, abbiamo presentato la nostra proposta per uscire dalla paralisi politica in cui questo tema versava. Lo abbiamo fatto individuando alcune materie, 7 materie per la precisione, su cui poter da subito costruire una proposta realizzabile, e lo abbiamo fatto anche spiegando come è possibile uscire dalla logica della trattenuta del gettito fiscale unita alla contemporanea indicazione del residuo fiscale. E quindi l'abbiamo fatto dicendo: per noi è possibile uscire dalla retorica delle 23 materie che nel corso di questi anni non si sono realizzati, indicare 7 materie, queste materie che hanno a che fare soprattutto con il lavoro, con la formazione e con le imprese e con, diciamo, la tutela e la rigenerazione del territorio e urbana. E abbiamo anche indicato che ci sono, sulla base dell'attuale Costituzione, delle modalità per le quali trasferire risorse finanziarie per l'esercizio di questa autonomia, avendo anche la capacità di poter trattenere ulteriori risorse se quelle trasferite verranno in parte risparmiate. Questa nostra proposta mi pare che abbia fatto riprendere un dibattito a livello regionale, di cui parleranno poi i nostri consiglieri regionali. Ha sicuramente fatto riprendere anche un dibattito a livello nazionale. Oggi quindi vogliamo presentare un'ulteriore proposta, il contributo del Partito Democratico del Veneto a favore della legge quadro sull'autonomia. Cioè, oggi ci proponiamo di dire: siamo un partito regionale fortemente legato alle dinamiche del nostro territorio, però abbiamo anche l'ambizione di esprimere un punto di vista nazionale
E per farlo quindi diamo un nostro contributo che fa sintesi delle maggiori, dei migliori approfondimenti tenuti nel corso di questi anni perché la legge quadro debba essere realizzata. Del resto, ormai che si debba fare una legge quadro è un patrimonio condiviso dai precedenti governi e anche da questo governo. Il ministro Gelmini ha parlato nei giorni scorsi della necessità entro l'estate di arrivare in Consiglio dei Ministri con la legge quadro. Ecco, noi vogliamo offrire a lei, e la consegneremo ovviamente al governo, agli altri ministri, ai ministri del nostro partito, il contributo del Partito Democratico del Veneto perché questa legge quadro possa essere realizzata. Naturalmente questo lavoro l'abbiamo fatto essendo un partito che fa del confronto, dell'approfondimento interno, la base della propria elaborazione, l'abbiamo fatto con il coinvolgimento pieno dei parlamentari. Qui oggi con noi c'è anche l'onorevole Zardini che fa parte della Commissione per il regionalismo che quindi per le questioni legate a tutti questi temi a quali darò la parola e diciamo simbolicamente oggi consegneremo all'onorevole Zardini questa nostra proposta di legge perché questa proposta di legge possa attraverso i parlamentari del Veneto e attraverso il raccordo con il governo essere un contributo che va nella direzione di realizzare quegli obiettivi. E nei vari articoli che voi troverete ci saranno vengono individuati quelli che sono gli obiettivi per l'attribuzione alle regioni di particolari forme di autonomia, sono definite quali sono le procedure per raggiungere l'autonomia, sono previste sono previste le risorse finanziarie e i profili di carattere finanziario, cioè risponde a quell'esigenza di avere delle risorse per quelle che sono le materie trasferite. Ad un articolo vengono previsti anche i LEP, poi verrà spiegato dopo, ma per le materie che abbiamo indicato noi negli ultimi tempi, come sapete non sono indispensabili i LEP, ma il livello essenziale delle prestazioni è invece fondamentale per agire in un ambito di autonomia differenziata, in un ambito di unità nazionale. Pensiamo che questa proposta andrà verificata e indichiamo anche all'articolo 7 quale debba essere la durata di questo nuovo sistema di autonomia. Insomma, una proposta che ci ha consentito di uscire dalla paralisi, un contributo al dibattito nazionale, meglio al governo per l'attivazione perché possa essere approvata questa legge quadro e di cui ora parlerà Ivo Rossi che è il responsabile regionale di questo tema e che su questo con noi sta lavorando da tempo e poi anche un dibattito a livello di Consiglio regionale di cui parleranno poi il capogruppo del Consiglio regionale Giacomo Possamai e la vice capogruppo sempre del Consiglio regionale Vanessa Camani. Insomma, ci muoviamo, come avete capito, sapendo quello che stiamo facendo e con l'idea che non è che buttiamo lì qualche proposta, ma ci muoviamo con un ampio raggio di azioni proprio per dire, guardate che noi l'autonomia la vogliamo fare sul serio e siccome per noi non è propaganda, ma è una cosa seria, vi stiamo indicando come la si può realizzare. Darei la parola adesso a Ivo Rossi. Posso spostare i microfoni? Eccoci qui. Allora, grazie Andrea. Rapidissimamente, affrontiamo questo dibattito dopo aver toccato 15 giorni fa gli aspetti, la lettura politica che ha in qualche modo
cercato di analizzare le ragioni dello stallo negoziale che c'è stato nel corso degli ultimi 4 anni. E l'obiettivo che ci siamo dati con la proposta di legge che presentiamo adesso è quello in qualche misura di rimuovere gli ostacoli che hanno impedito il pieno dispiegarsi dell'autonomia, consapevoli ovviamente che come deve essere approvata dal Parlamento con maggioranza rinforzata, come dice il 116 terzo comma, che ormai nel Veneto è diventato ipercitato e iperfamoso, e quindi c'è bisogno del più ampio consenso e da questo punto di vista è necessario far tesoro anche di tutto il dibattito che c'è stato nel corso di questi ultimi 4 anni, quali sono stati gli elementi di spigolosità del dibattito che hanno appesantito il dibattito stesso e hanno impedito fino ad oggi il raggiungimento del risultato. Il è, come diceva Andrea Martella, un contributo che il PD del Veneto dà sul piano nazionale, quindi non soltanto soffermandosi in una logica rivendicativa veneta, ma consapevole che la partita si gioca su quel piano, e su quel piano il Veneto è nelle condizioni di poter offrire delle possibili soluzioni in qualche modo che tengano conto delle diverse esigenze che si sono manifestate nel corso di questi 4 anni. C'è un aspetto appunto che vorrei sottolineare, è come questo porsi in una dimensione nazionale in qualche modo esce dall'angusto dibattito, per carità molto forte, che c'è stato nel Veneto, ma allo stesso tempo lo pone nella sede più corretta, consapevoli ovviamente che si tratta di un lavoro, lo dico subito, di sintesi dei tanti elementi che hanno composto il dibattito nel corso degli ultimi anni, a partire dal preaccordo fatto dal governo Gentiloni e successivamente poi sviluppato con gli altri 3 governi, in cui gli elementi che adesso andremo a riferire sono sempre stati presenti con diverse soluzioni, e alla luce appunto però del dibattito noi immaginiamo che quello che stiamo presentando possa essere un canovaccio, anzi una proposta strutturata che in qualche modo possa guidare il dibattito per le prossime e quindi per le prossime settimane, sia nel governo, come diceva, e soprattutto poi successivamente in Parlamento. Rapidissimamente sugli obiettivi, la proposta di legge si compone di 7 articoli. Il primo definisce l'orizzonte in cui va inserita la proposta di autonomia in generale. Stiamo parlando quindi di una proposta di legge quadro che riguarderà le modalità con cui lo Stato attribuirà a tutte le regioni che lo richiedessero, attribuirà le ulteriori competenze sulle materie deputate. Allora, il primo principio che per noi è irrinunciabile, è stato detto anche recentemente in alcuni incontri che abbiamo fatto, è il principio che deve guidare sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel senso che a un centralismo statale non si vuole certamente sostituire un centralismo regionale. Noi siamo uno Stato fondato sulle autonomie, come dice l'articolo 5. Si ribadisce come i livelli essenziali delle prestazioni, che sono stati oggetto di notevoli confronti e anche di accese polemiche nel corso degli ultimi 3 anni, sono un punto di riferimento non soltanto perché lo dice la Costituzione all'articolo 117 terzo comma lettera m, ma perché sono quella garanzia dell'equità nella tutela dei diritti sociali e civili di tutta la popolazione residente in questo paese. E il punto sempre, mi rendo conto che sono apparentemente aspetti tecnici, però sono sostanziali, riguarda le modalità con cui vengono finanziate le materie conferite dallo Stato alle regioni, che poi devono essere esercitate, in cui si ribadisce che devono essere attribuite in termini di compartecipazione al gettito generato dalla fiscalità territoriale, relativa in questo caso al Veneto, ma può essere per la Lombardia quella lombarda e per l'Emilia idem. L'articolo 2 introduce
dice una cosa, se vogliamo, apparentemente risaputa, però la definisce, perché la legge quadro ha questo compito di guidare i processi non soltanto della prima regione che sarà oggetto del trasferimento di competenze, ma dovrà guidare tutto il sistema del regionalismo nell'approccio all'autonomia differenziata. Dice sostanzialmente, indica le modalità con cui si dovrà esercitare l'iniziativa regionale, e quindi il consiglio regionale che decide, la conferenza delle autonomie locali che compartecipa alla decisione, e fa salva però, e questo è un aspetto importante che ci riguarda, fa salva che gli atti vengono fatti salvi gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al governo, in questo caso quindi quello del Veneto, quello della Lombardia e quello dell'Emilia Romagna, che è giusto che sia così, anche se però appunto si individua una modalità più certa anche per le altre regioni per il futuro. Sul procedimento di l'articolo 3 si occupa del procedimento di approvazione dell'intesa. Sembra un tema di poco conto, voglio dire, letto da parte, insomma, in un angolo del territorio nazionale, ma è essenziale perché le materie trasferibili e trasferite un domani dallo Stato e le regioni oggi sono di competenza del Parlamento. La legge 116, l'articolo 116 terzo comma, dice che deve essere approvato a maggioranza assoluta delle Camere sulla base di un'intesa. L'intesa fra chi si fa? Si fa fra i due governi, quindi per forza di cose i due esecutivi, il governo regionale e il governo statale. Ma in che modo il Parlamento, e qua il contributo dell'onorevole Zardini poi dirà più di me, in che modo il Parlamento, che è il soggetto sostanzialmente più che l'esecutivo, il soggetto titolare di quelle competenze, partecipa all'approvazione dell'intesa? Questo, allora, l'articolo 3 immagina le modalità attraverso cui, una volta stipulata una bozza di intesa fra governo e governo regionale, vengono inviate al Parlamento in via preventiva prima dell'approvazione da parte delle Camere, in modo tale, qua si dice, che la commissione bicamerale per le questioni regionali possa esprima il proprio parere sull'oggetto dell'intesa, quindi sulle materie da trasferire, le modalità con cui vengono trasferite, eccetera, e questo parere poi venga inviato ai due esecutivi, che ne devono sarà alla loro ovviamente valutazione tenerne conto in che misura. Perché questo? Perché in questo modo il Parlamento partecipa all'approvazione dell'intesa, e a quel punto il governo decide insieme col governo regionale nella sua autonomia se accettare oppure no questa indicazione, e a quel punto ritorna l'intesa vera e propria all'approvazione da parte delle Camere. Cioè, quindi abbiamo un preaccordo, viene mandato nei suoi contenuti al Parlamento attraverso la commissione affari regionali, questioni regionali, fa una valutazione ed esprime il proprio parere, dà delle indicazioni ai due esecutivi. I due esecutivi possono decidere di tenerne conto oppure non tenerne conto, e devono motivare in questo caso. A quel punto viene sottoscritta l'intesa fra i due governi e viene inviata al Parlamento, il quale a quel punto può approvare o respingere a maggioranza assoluta dei componenti, avendo in qualche modo già contribuito alla formazione dell'atto. Non mi soffermo perché sennò ci sono tutta una serie di aspetti tecnici su cui sorvoliamo. Uno degli aspetti su cui l'articolo 4 si sofferma è quello dei livelli essenziali delle prestazioni, che, come dicevo prima, sono stati oggetto di un dibattito piuttosto
acceso nei diversi angoli del paese da cui si guarda appunto allo sviluppo dell'autonomia differenziata. E si dice sostanzialmente che i livelli essenziali delle prestazioni nella prima fase sono esclusi dal negoziato le materie oggetto di le materie LEP, che devono però essere approvati entro un anno dall'approvazione della presente legge, cioè quindi ci dà un tempo al Parlamento. Tecnicamente le cose sono fattibili, guardate, non è un problema, è una questione ovviamente di volontà politica, ma tecnicamente la cosa è abbastanza, non dico semplice, però si possono fare. Quindi si individuano i livelli essenziali delle prestazioni che sono per una fase di un anno, non possono essere attribuite quelle materie, mentre possono essere attribuite tutte le materie che non riguardano i livelli essenziali delle prestazioni, di cui parlava prima Andrea Martella. Le sette materie rientrano, diciamo, possono essere già immediatamente avviata la discussione una volta approvata la legge quadro. Articolo 5, profili e risorse finanziarie. Questo è un tema che ha caratterizzato parte del dibattito, soprattutto con accentuazioni nel Veneto, che ha portato a letture sul residuo fiscale, che sono tutti temi che hanno in qualche misura contribuito a rallentare, questo è il nostro giudizio, il processo e anche a creare un conflitto che difficilmente diventa sanabile. Com'è che si finanziano le materie? Lo dice, l'abbiamo già ricordato anche qualche settimana fa, perché il fondamento del finanziamento delle materie sta, prima ancora che sul 116 terzo comma, sull'articolo 119 della Costituzione, che dice che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono, dice un altro comma, di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio. Per fare cosa? Per esercitare le funzioni. Quindi sostanzialmente nel momento in cui io Stato do lo Stato o lo Stato attribuisce alle regioni o ai comuni una competenza, deve garantire che quella competenza abbia la dotazione finanziaria in grado di poterla esercitare. Noi appunto prevediamo che venga attribuita da chi? Venga stabilita dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, che è un organismo che ormai ha consolidato una notevole esperienza ed sta lavorando per la determinazione dei fabbisogni standard di province, comuni e regioni. È in grado di farlo in tempi rapidi, noi prevediamo entro un anno. La definizione della risorsa che deve essere attribuita alla regione richiedente l'autonomia deve essere attribuita in una prima fase, perché altrimenti rimandiamo sempre più avanti nel tempo, in termini di cosiddetta spesa storica. In realtà è la spesa permanente dello Stato, cioè cosa spende sostanzialmente lo Stato in questo momento per l'esercizio di quelle funzioni. Domani, una volta trasferite, lo Stato deve cedere quei soldi alla regione che li gestisce direttamente la prima fase, quindi vengono determinati in termini di spesa storica. Entro un anno, diciamo, la Commissione deve stabilirli in termini di fabbisogni standard. Ho finito, perché gli altri due articoli, l'altro articolo riguarda dati due verifiche e monitoraggio, la durata, insomma, sono aspetti di natura proprio di rapporto fra lo Stato e le regioni, le verifiche, come è necessario che ci sia, perché devono essere garantiti anche nelle regioni richiedenti l'autonomia i livelli essenziali delle prestazioni, quindi i diritti civili e sociali dei cittadini. Ecco, con questo noi pensiamo di aver dato un contributo a livello nazionale a un dibattito utile, speriamo, a sbloccarlo, perché la situazione dopo 4 anni meriterebbe appunto di trovare una strada sicura verso cui indirizzarsi.
Grazie a Ivo. Darei la parola ora, come detto, all'onorevole Zardini per la parte che riguarda, diciamo, il lavoro parlamentare che andrà fatto per l'approvazione. Beh, innanzitutto grazie a tutte e a tutti. Ovviamente come gruppo parlamentare dei deputati e dei senatori veneti ringraziamo sinceramente il lavoro che è stato fatto dalla segreteria regionale, dal segretario Andrea Martella e dal delegato per l'autonomia Ivo Rossi, perché è riuscito a mettere insieme le esigenze e le istanze dei vari livelli istituzionali insieme al gruppo consigliare regionale e appunto il gruppo parlamentare, riuscendo a dare una grande forza sia in questa fase istruttoria al dibattito a livello regionale, ma anche diciamo quando appunto depositeremo la proposta di legge alla Camera e al Senato per quanto riguarda il dibattito nazionale. Ovviamente nei dibattiti che ci sono all'interno delle commissioni competenti, in particolare quella dove io sono membro effettivo, la commissione bicamerale per le questioni regionali, dove il dibattito, diciamo così, si era abbastanza bloccato ed arenato. Ed era partito male all'inizio di questa legislatura, perché il governo giallo-verde con l'allora ministro Stefani aveva secondo noi sbagliato strada. Questa proposta, che come dire, di attuare uno strumento efficace ed effettivo e concreto che è questa legge quadro, può portare a risultati che non sono arrivati, diciamo così, con la propaganda che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Da questo punto di vista Ivo Rossi è stato esaustivo, mi pare, rispetto ai punti centrali che riguardano la proposta di legge quadro. Evidentemente il fulcro, anche evidentemente per il ruolo che ricopro, è il ruolo del Parlamento. Se il Parlamento viene esautorato ed espropriato di una possibilità di discussione e attraverso, come dire, il confronto che abbiamo fatto, abbiamo individuato nel momento preliminare dell'approvazione della firma delle intese quel momento in cui il Parlamento possa incidere in qualche maniera, se questo passaggio non ci fosse, noi ricordiamo appunto che all'inizio di questa legislatura si proponeva di non attuare questo tipo di passaggio, il risultato rischia di essere assolutamente il naufragio di ogni velleità autonomistica, perché il Parlamento, che deve votare a maggioranza assoluta, non può evidentemente prendere un pacchetto chiuso, e evidentemente si rischia sul serio di portare a deragliare questo percorso molto complicato e molto complesso. Le altre questioni che ha citato Ivo Rossi non sono di secondaria importanza, i temi ovviamente dei livelli essenziali di prestazione, dove noi abbiamo sempre aperto all'immediato trasferimento delle materie che non avessero quelle dette non LEP nel dibattito pubblico, anche immediatamente, ma è evidente che invece le materie che prevedono questi livelli essenziali di prestazioni, se noi non le mettiamo, diciamo così, all'ordine del giorno, è evidente che una parte, diciamo così, dei parlamentari rischierebbe di dire di no alla proposta di intesa. Quindi questi due elementi sono di fondamentale importanza. Ovvio che ce ne sono anche molti altri, non è così secondario neanche l'articolo che riguarda la durata di queste intese, perché è evidente che quando appunto, diciamo così, il precedente governo, il governo giallo-verde, proponeva che non ci fosse un termine su cui fare delle verifiche periodiche, come dire, immaginava un percorso senza retromarcia, senza modo di correggere, senza addirittura sterzo e volante, per cui è impossibile immaginare che senza una durata e delle verifiche periodiche questo percorso possa andare a termine. Ecco, quindi poi chiudo magari mettendomi a disposizione per eventuali domande. La proposta che arriva dal Partito Democratico Veneto ha proprio la funzione, la volontà di portare a casa un risultato concreto. Noi siamo sicuri che il Partito Democratico, anche a livello nazionale, abbiamo fatto delle discussioni grazie all'impegno, insomma, della nostra capogruppo alla Camera, Deborah Serracchiani, e tutto il Partito Democratico sulle proposte del Partito Democratico ci sta. Noi vorremmo che anche gli altri pezzi presenti in Parlamento abbandonassero, come dire, il livello propagandistico per arrivare a un risultato concreto. Noi con la nostra proposta pensiamo che sia il metodo più veloce, più celere, più certo per arrivare a una conclusione positiva di questo percorso molto atteso, insomma, nella nostra regione. Molto bene, grazie a Diego Zardini. Come avete visto, ci muoviamo assieme. E così ora do la parola a Giacomo Possamai. Lo CNN, io sarò davvero veloce perché hanno già detto tantissimo coloro i quali mi hanno preceduto.
La dico soltanto così. È evidente che il processo dell'autonomia si è inchiodato e che in questi anni non si è inchiodato per caso, ma perché evidentemente chi ha provato ad intestarselo non è stato in grado di portarlo avanti. E noi qui, ovviamente dalla minoranza, ma a livello nazionale, avendo la possibilità di stare oggi al governo, proviamo a fare una proposta che, come avete visto, però ha degli elementi veri di concretezza. Oggi c'è una proposta di legge quadro, sapete che in regione abbiamo depositato una risoluzione che chiede di costituire una commissione che si occupi esattamente di questo, cioè che il Consiglio regionale ragioni sulle materie, ma soprattutto quello che abbiamo fatto è stato semplice, ci abbiamo detto in questi anni, per responsabilità evidentemente di chi governa e di chi ha governato questa regione, siccome ci si è impuntati su questa tesi delle 23 materie senza neanche provare a ragionare su quali fossero quelle realmente utili, noi abbiamo detto cambiamo il modo di ragionamento, proviamo a impostarlo diversamente, capiamo quali sono quelle che servono davvero, ne abbiamo individuate 7. Il cuore alla fine è il lavoro e l'impresa e aspetti di formazione connessi a questi, ci sono anche altre cose, ma lavoro, impresa e formazione in quella direzione, perché siamo convinti che partire da lì sia la cosa più intelligente. Nulla vieta che se questa cosa funziona, e anche solo sentendo chi mi ha preceduto si intuisce la complessità di questo percorso, che se questa cosa funziona si possa lavorare su materie ulteriori, ma partiamo da quello che serve davvero. Ecco, se dovessi dare un titolo, questo è il titolo: partiamo da quello che serve. In questo modo apriamo una contrattazione con lo Stato completamente diversa, perché dimostri che ti interessa davvero quella roba lì e non un messaggio generale generico, e noi siamo convinti che si possa arrivare a un risultato in tempi brevi. Lo dimostriamo con la concretezza non solo del messaggio ma anche degli atti, cioè la differenza è che oggi noi presentiamo una proposta di legge quadro, quindi anche dove si aggancia poi questo iter. Mi taccio e passo la parola bene, a Vanessa. Grazie, e cedo la parola a Vanessa Camani. Poi dopo di lei vorrei cedere la parola anche a Davide Giannella, che dopo si avvicinerà qui. Ah, molto rapidamente, io penso e spero sia evidente la differenza tra la nostra proposta e la nostra modalità di affrontare una questione di cui in questa regione si è sempre parlato moltissimo, ma si è contemporaneamente concluso davvero poco o nulla. La proposta degli altri è una proposta che non cambia mai, la nostra proposta è un'impostazione che tiene conto dei grandi cambiamenti che sono avvenuti a livello internazionale ma anche a livello nazionale, non da ultima la volontà di procedere su una legge quadro, non da ultimo il fatto che in questo preciso momento siamo al governo con la Lega. C'è chi ha fatto dell'autonomia un unico slogan, c'è chi invece come noi sta provando a costruire delle proposte molto concrete attorno a cui non solo raggiungere l'obiettivo ma aprire anche a una discussione pubblica. Lo abbiamo fatto qualche settimana fa partendo dal merito delle materie in cui è giusto chiedere la competenza secondo noi, lo facciamo oggi addirittura proponendo una legge quadro per il Parlamento per accelerare lungo questo percorso. Poi c'è chi ha interpretato la richiesta di maggiori ed ulteriori forme di autonomia come un conflitto aperto, costante, con tutti i livelli istituzionali e con altre parti del Paese. Noi stiamo cercando di costruire la proposta per l'autonomia del Veneto costruendo un percorso di condivisione nazionale e locale su un terreno rispetto al quale tutti debbano trovare legittimità e casa. E infine c'è chi utilizza l'autonomia per rafforzare unicamente una leadership politica e chi invece come noi cerca di costruire anche il processo autonomistico dentro e nel rispetto delle istituzioni. Su questa logica noi, anziché fare le conferenze stampa per fare degli annunci e basta, come vedete oggi presentiamo la legge quadro e diverse settimane fa abbiamo presentato in Consiglio regionale la risoluzione di cui chiederemo rapidamente la calendarizzazione, perché, e chiudo davvero su questo, è necessario discutere di autonomia all'interno del Consiglio regionale del Veneto. La prima motivazione è la più banale, guardate, dal 2017, cioè all'indomani del referendum, questo argomento non è più stato affrontato dentro il Consiglio della Regione del Veneto, cioè la regione che ha fatto dell'autonomia la propria bandiera dal punto di vista politico non ha mai discusso di questo argomento. All'indomani del referendum è stato dato mandato in bianco al Presidente
E da allora il Consiglio della Regione del Veneto non ha mai discusso di questo argomento. Questa sembra banale, ma è la prima motivazione. La seconda è perché noi chiediamo che la Giunta si impegni a discutere, certo dentro il Consiglio, ma anche con i corpi intermedi, le parti sociali, le organizzazioni di categoria di questa regione attorno all'autonomia, perché anche per le cittadine e i cittadini, le imprese del Veneto è giunto il momento sul tema dell'autonomia di passare dalle parole ai fatti. Questo è l'impianto con cui noi insieme alla segreteria regionale stiamo impostando la discussione attorno all'autonomia, con l'obiettivo, come si può intuire, di arrivare presto a qualche risultato che possa consentire finalmente di chiudere la fase, la storia, la stagione politica degli annunci e di passare invece a quella che realizza concretamente degli obiettivi. Grazie a Vanessa Camani. E come ho detto, ci siamo mossi con una piena sintonia con i rappresentanti in Consiglio regionale, con i nostri parlamentari, e abbiamo anche un confronto al nostro interno con i rappresentanti del governo, ma abbiamo parlato e ci siamo confrontati su questo tema anche con gli amministratori locali, sindaci, vice sindaci, consiglieri comunali del nostro territorio, che sono molti. E per questa ragione vorrei cedere la parola a Davide Giannella, che è il sindaco di Piove di Sacco, che è anche presidente del forum degli amministratori del PD, che di questo tema ha discusso nel corso di una riunione qualche giorno fa. Un breve intervento anche a Davide e poi ci siamo. Grazie al segretario Andrea Martella. Credo che aver portato qui la voce dei sindaci sia veramente il completamento di quello che è una proposta seria, utile, efficace, perché la settimana scorsa, come è stato anticipato, ne abbiamo parlato con gli amministratori locali. Se un amministratore locale illude i suoi cittadini con un grandissimo progetto che dopo 4 anni e mezzo, 5, è totalmente irrealizzabile, quel sindaco non ha fatto il servizio migliore ai suoi cittadini. Ecco allora che per uscire dallo stallo di cui si parlava prima, e è stato ricordato e ribadito più volte che l'articolo 5 lo Stato riconosce le autonomie locali. Io sono un sindaco, quindi rappresento un'autonomia locale. Riteniamo, e come sindaci ne abbiamo discusso e siamo concordi, che è arrivato il momento affinché si possa arrivare concretamente ad una proposta realizzabile, seria ed utile, perché una regione che rivendica un centralismo regionale sostituendolo a un centralismo statale non sarebbe il miglior risultato per quelle che sono le autonomie locali. Noi comuni abbiamo bisogno di risposte da parte della regione in un sistema di intesa di Stato e regioni. Ecco quindi che come sindaci abbiamo non solo valutato l'opportunità, ma ne riconosciamo la profonda serietà e anche la grande utilità in termini pratici e concreti per cercare di dare proprio ai cittadini il miglior servizio. Eccoci, allora, noi abbiamo concluso i nostri interventi e se ci sono da parte delle TV, che ringrazio anche per aver fatto questa diretta televisiva, delle domande a qualcuno di noi possiamo rispondere. E ecco. Sì. Come risponde alla Lega, al presidente della Lega Villanova, che dice ma è il PD che a Roma blocca? No, non gli rispondo niente. Ecco, solo questo. Grazie. Smentisco. Va bene, allora grazie. Ah no, ecco, c'è anche tele. Questa proposta di legge quadro è una proposta che arriva a tutte le regioni che eventualmente volessero l'autonomia, non solamente per Veneto. Veneto, Emilia Romagna. La legge quadro viene approvata dal Consiglio dei Ministri, vostra proposta, e quindi dal Parlamento poi. Ed è appunto il quadro di norme sulla base delle quali produrre a livello di varie regioni quell'intesa tra lo Stato e la regione per realizzare l'autonomia. È giusto? Ce ne sono delle altre proposte di legge quadro, o è la vostra la prima che viene avanzata al riguardo? Guarda, possiamo far rispondere a Divo. Allora, la prima
proposta in senso stretto di legge quadro l'ha fatta il governo Conte 2 con il ministro Boccia. E devo dire però che l'esigenza di avere delle norme guida per il trasferimento delle competenze è presente fin dal primo momento in cui si è avviata la discussione, cioè il governo Gentiloni, il preaccordo che è stato siglato era diviso in due titoli sostanzialmente, il titolo primo che definiva tutte le norme generali a cui dovevano attenersi, cioè si sarebbe attenuto lo Stato e le regioni conseguentemente. La stessa cosa poi è successa con caratteristiche leggermente diverse per il dicastero del ministro Stefani. Si è poi valutato, a partire diciamo dal governo Conte 2 con il ministro Boccia, e condiviso, e questa è l'importanza, anche da questo governo con il ministro Gelmini, l'utilità di arrivare a definire una legge quadro in modo tale poi da accelerare tutti i processi successivi. È in questo ambito che noi ci siamo sentiti, tenendo conto delle difficoltà che abbiamo analizzato, che vediamo, che tocchiamo con mano, insieme con i parlamentari, di offrire una chiave di lettura che tiene conto esattamente del dibattito che c'è stato nel corso degli ultimi anni, quindi non inventa nulla di per sé, perché voglio dire, lo ritrovate nel processo da partire dal 2018 in avanti. Solo che l'uso delle parole, l'importanza delle parole, mi verrebbe da dire con Ivano Dionisi, che ho visto l'ho pubblicato un libro proprio sulle parole e le cose, il diverso mix, come dire, che tenga conto dei problemi, offre quella che noi riteniamo essere una possibile soluzione e quindi chiudere questo eterno dibattito che ha agitato il Veneto. Mi sentirei di dire, se si parla licet, che questa è una prova di maturità anche per il Veneto stesso, perché se rimani sempre sullo stesso punto rischiamo di non produrre nessun risultato. La maturità si dimostra ponendosi alla guida di un processo nazionale. Noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo, piccolo o grande, questo lo valuterete dopo. Va bene, allora se non ci sono altre domande penso che possiamo chiudere qui la conferenza stampa. Ringrazio tutti voi che siete stati presenti e naturalmente tutti i relatori, ciascuno dei quali ha dato un contributo fondamentale per poter arrivare a questa nostra proposta che, come ho detto, è il punto di vista del PD del Veneto ad una legge quadro nazionale, perché abbiamo l'ambizione di contare qui, ma anche di offrire un nostro contributo alla norma che dovrà essere approvata. Grazie. E allora noi rientriamo in studio, abbiamo ascoltato la conferenza stampa del Partito Democratico proprio incentrata sulle loro idee, sulle loro proposte relative al tema dell'autonomia in Veneto. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, noi rientriamo fra due minuti, abbiamo ancora tantissime notizie di cronaca di cui parlare e vi dobbiamo tenere compagnia fino alle 13:30 con tanti altri servizi, tante altre notizie. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta per tenervi aggiornati costantemente su quello che è successo e sta succedendo in Veneto. Ebbene, dobbiamo dare una notizia che è appena arrivata in redazione, abbiamo un'immagine che ci aiuta a contestualizzare quello di cui andremo a parlare, un vero e proprio dramma all'aeroporto di Asiago. Stamattina
poco dopo le 10 del mattino un aereo proveniente da Trento durante l'atterraggio all'aeroporto appunto di Asiago, appena toccato la pista, ha compiuto una brusca sterzata finendo in mezzo all'erba. Vista la manovra inconsueta, la direzione dell'aeroporto, per capire cosa fosse successo, ha tentato di mettersi in contatto con il pilota senza ricevere risposta. Così la squadra di soccorso ha raggiunto il veicolo trovando il pilota privo di sensi. Subito avvertito il SUEM 118, i sanitari dell'ospedale di Asiago sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno iniziato le procedure di rianimazione, ma per l'uomo andato in arresto cardiaco non c'è stato nulla da fare. È deceduto spaventato ma illeso il passeggero di questo aereo, ripetiamo, proveniente da Trento, quindi una tragedia che ha visto teatro l'aeroporto di Asiago. Non appena ci saranno altre notizie, altri aggiornamenti, vi terremo immediatamente informati. Noi adesso proseguiamo con la cronaca che si intreccia con l'attualità. Parliamo di peste suina che al momento ha colpito Piemonte, Liguria e Lazio, ma i controlli nella nostra regione e insomma nelle province di Padova specialmente sono serrati. Resta però il problema legato ai cinghiali, che sono dei veri e propri vettori del virus. Oggi ci sono due casi, due aree ben specifiche, un'area tra la Liguria e il Piemonte e un'area che è nella parte laziale, parte di Roma. Quindi oggi nel Veneto non c'è nessun caso di peste suina, però la sorveglianza è alta, ma soprattutto noi oggi dobbiamo intervenire su quei fattori, quindi su quei elementi che propongono questa peste suina e quindi sugli ungulati, quindi sui cinghiali. Per ora la peste suina non è arrivata in Veneto. I controlli negli allevamenti sono severi per arginare un virus che avrebbe conseguenze importanti per la produzione veneta e padovana. Oggi l'intero indotto a livello regionale è intorno ai circa 200 milioni di euro, mentre per quanto riguarda Padova è intorno ai 38 milioni di euro, quindi una fetta importante di un settore molto importante. Ma su questo mi faccia spezzare una lancia importante per i nostri allevatori che utilizzano una biosicurezza all'interno dei propri allevamenti, quindi massima sicurezza per quanto riguarda l'allevamento dei suini nel Veneto e soprattutto anche a Padova. Resta però il problema dei cinghiali veicolo di contagio. Le normative che regolano gli abbattimenti sono troppo stringenti per il direttore della CIA. Vanno riviste ed aumentati i controlli sanitari. Oggi i cinghiali sui coli ugani è un fattore devastante per il mondo agricolo. Non si conosce quanti sono oggi i cinghiali, si pensa quasi dai 10 ai 12 mila esemplari nei coli ugani, e oggi anche le pianure dei coli ugani, la zona di Ester, la zona di Valletta, anche là circa 2000 cinghiali sono presenti. Quindi oggi c'è la necessità di intervenire in maniera drastica su questo divulgarsi di queste attività dei cinghiali, quindi intervento mirato per quanto riguarda la cacciagione. E continuiamo a parlare di peste suina e di cinghiali, ci spostiamo però nel Trevigiano. Dobbiamo quindi difendere il nostro patrimonio dall'arrivo di questo virus, di questa epidemia. Come? Creando una barriera impermeabile tra il mondo del selvatico e il mondo del suino allevato. Dobbiamo anche ridurre la presenza proprio numerica del cinghiale nel nostro territorio, cercando di abbattere. Per anni la questione è stata principalmente ambientale con i danni all'agricoltura, ora il tema è sanitario con i primi casi di peste suina già registrati in Lazio, Piemonte, Liguria, ma soprattutto nell'est Europa. Da qui la chiamata raccolta dell'ULS 2 marca trevigiana nei confronti dei cacciatori già formati nel corso degli ultimi mesi. Oggi sta diventando un rischio di salute per gli animali, per i suini, quindi un danno economico, ma anche diciamo collegato al danno economico.
economico, un danno sociale, cioè la mancanza poi con gli abbattimenti che potrebbero accadere per l'arrivo della peste suina, anche come dire una sottrazione di alimento per la popolazione e un innalzamento dei costi poi della carne al consumo. Il virus non si trasmette alle persone, ma le ricadute economiche di fronte a una nuova pandemia potrebbero essere gravissime. Solo i suini di allevamento nella Marca sono 150.000, quasi tutti nella fascia pedemontana, dove è più forte il rischio per il bestiame di entrare in contatto con i cinghiali selvatici. La popolazione deve essere fortemente ridotta attraverso un impegno di tutti, quindi i cacciatori, la parte pubblica, la regione si è impegnata, l'ULS si sta impegnando nel percorso di facilitazione e oltre a questo l'ULS si sta anche impegnando con gli allevatori per creare quelle barriere, tra allevamento industriale e selvatico, creando le recinzioni, le biosicurezze, facendo la formazione a tutto tondo, quindi tutti assieme dobbiamo impegnarci per difendere il nostro patrimonio zootecnico e anche la società, il bene di consumo che è la carne. Piccola pausa pubblicitaria adesso, torneremo fra un minuto per parlare del vaiolo delle scimmie e di tanto altro a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono da poco passate le 13.10, siamo in diretta, lo saremo ancora per una ventina di minuti, questo vuol dire che c'è tempo a sufficienza per parlare di tante altre notizie che riguardano il nostro territorio. Partiamo però adesso da un servizio, una notizia che ha un respiro un po' più ampio, perché abbiamo visto prima del break pubblicitario la questione legata alla peste suina, legata ai cinghiali. Parliamo adesso di vaiolo delle scimmie e il nuovo fronte sanitario, insomma, di queste ore. Sono stati 3 finora i casi registrati in Italia. Al momento si predica calma, il virologo Fabrizio Preiasco dice nessun allarme, ma dobbiamo fare rete fin da ora. Vediamo. Il vaiolo delle scimmie è dovuto a un pox virus simile al vaiolo umano, che sappiamo è una malattia eradicata e che dal 1980 per questo non è più necessario eseguire una vaccinazione che noi più anziani abbiamo eseguito, e peraltro tutto questo ci può aiutare rispetto alla possibile infezione proprio per la vicinanza fra questi due virus. Questo è il quadro di partenza per Fabrizio Preiasco, virologo all'Università di Milano, nei giorni in cui si registrano i primi casi in Italia di vaiolo delle scimmie. Quello che preoccupa un po' in questo momento è il fatto che sia in Italia che in Inghilterra e negli altri stati, pochi i casi ad oggi, non sono tutti correlati con la frequentazione di luoghi in cui questa malattia è endemica, cioè nel Centrafrica, e quindi sembrerebbe che questo virus abbia acquisito la capacità di rendersi più facilmente infettare a livello interumano. La malattia è curabile, sottolinea Preiasco, e per contrarla servono rapporti molto ravvicinati, quelli sessuali sono maggiormente a rischio. È necessario un contatto prolungato attraverso un contatto faccia a faccia per via respiratoria, oppure contaminandosi con le vescicole di questa patologia, perché questo vaiolo assomiglia un po' alla varicella come manifestazione, con manifestazioni più evidenti, con bolle più grosse che poi nell'arco di 2 settimane diventano croste. Virus che comunque può essere tenuto sotto controllo, indispensabile per l'esperto continuare a fare rete recependo la lezione del Covid. Non cadiamo nell'infodemia e nella paura per una patologia conosciuta, dove c'è un'autorisoluzione nella stragrandissima maggioranza dei casi, degli antivirali specifici e in prospettiva già un vaccino autorizzato ma non usato. Parliamo adesso di economia, perché nella parte finale del nostro Focus TG di oggi
parleremo anche di estate, quindi di come i gestori dei lidi, degli impianti si stanno organizzando, parleremo di rincari, ma appunto prima andiamo a monte e quindi facciamo un attimo una breve radiografia dello stato di salute dell'economia in Veneto. Ce ne parla Leopoldo Destro, presidente di Assindustria. I segnali già di qualche difficoltà legata soprattutto alla parte delle commodities, quindi alle materie prime, all'energia e del gas, c'erano anche pre-guerra. Chiaramente il conflitto in Ucraina questo le ha solo aggravate e quindi chiaramente le dinamiche sono difficili. I dati però rimangono positivi, le aziende hanno ancora dei buoni portafogli ordini e questo quindi dà sicuramente grande fiducia. Chiaramente il contesto è un contesto difficile, complicato per tutto appunto le tematiche legate alle commodities, però su questo noi dobbiamo lavorarci e quindi cercare con il governo italiano e l'Europa di trovare chiaramente le sinergie utili per fare in modo di attenuare queste difficoltà. Da due settimane Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo sono al lavoro sul progetto di fusione. Il cammino è in itinere, nel senso che abbiamo appena iniziato la condivisione con tutti gli associati per capire appunto quanto è apprezzata questa aggregazione, che deve avere una valenza fondamentale, cioè quella di crescere come massa critica per permetterci di avere una progettualità anche più ampia e più forte e quindi per dare ancora più spessore e più forza alle nostre aziende. E allora, pronti per parlare d'estate, per ascoltare anche la voce dei cittadini, per capire come il Veneto si sta preparando a quella che, insomma, tutti hanno definito l'estate della ripartenza? Tutto questo fra poco, fra un minuto, perché andiamo in pubblicità, ma torniamo subito. Ben ritrovati a Focus TG, come promesso adesso parliamo di mare, parliamo d'estate e ci spostiamo a Jesolo, dove la nostra Ilaria Marchiori ha raccolto la voce dei vacanzieri, la voce dei turisti, la voce anche di chi vive in città, tutti pronti a gridare in coro che questa è la stagione della definitiva ripartenza, del ritorno alla normalità. Vediamo. Prima estate senza restrizioni, senza dover indossare la mascherina. Qui spiaggia tutto sembra tornato alla normalità, proprio come nei tempi pre-Covid, tra chi gioca a palla e gruppi di amici che sono tornati ad abbracciarsi. Finalmente, noi giochiamo a calcio, siamo una squadra e dopo 2 anni torniamo a fare la classica festa del calcio di fine anno e si ritorna al mare a divertirsi in compagnia. Adesso andiamo a mangiare insieme e finalmente possiamo andare in qualsiasi chiosco, spiaggia, senza nessun problema di mascherine. È un ritorno al passato, una bellissima sensazione, finalmente. Sicuramente c'era voglia di stare tranquilli all'aria aperta, ritrovare un po' quelle che erano le nostre abitudini. È una bella sensazione. Stiamo bene, siamo contenti, speriamo continui. Sono stati mesi duri, anni difficili, però dai, ci siamo e con fiducia guardiamo in avanti. Sì, strani sì. Anche la mascherina a volte dici la metto, non la metto, però poi vediamo gli altri che non ce l'hanno, allora ci adattiamo. Però è bello, tornare a vivere è bello. Libertà, si respira finalmente, si possono vedere i sorrisi della gente e niente, si sta meglio così, sta bene. Si sta meglio in generale per tutti, anche il fatto di entrare nel negozio senza mascherina, stare più tranquilli, insomma. Tutto sommato, speriamo che continui così e che non si torni indietro. E allora, lo avete visto, lo avete sentito, prima estate senza restrizioni e dal punto di vista turistico proprio a Jesolo si prevede un sold out. Abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo cercato anche di capire un po' i numeri di questa estate col presidente dell'associazione jesolana Albergatori.
Siamo partiti molto bene già con la Pasqua passata e con dei numeri importanti. Maggio sapevamo essere un mese un po' scarico, non essendoci le festività tedesche, ma devo dire che già da questi weekend si vede una buona affluenza. Poi l'infrasettimanale c'è un po' di calo, con la prossima settimana 25-26 l'arrivo dell'Ascensione, quindi festività care ai nostri mercati di riferimento, Austria, Germania in particolare, direi che si andrà sold out e si avrà un vero assaggio di piena estate. La stagione balneare jesolana è entrata nel vivo, complice un fine settimana di sole con le spiagge che iniziano a popolarsi. Le prenotazioni fioccano con numeri importanti. Siamo in linea col 2019, siamo abbondantemente alla data di oggi per quello che è la stagione da qui a fine settembre. I numeri che abbiamo parlano di un 40% di occupazione già acquisita, come dicevo prima, 40% che è praticamente la stessa occupazione che avevamo nel 2019, la stessa data di oggi. Rispetto al 2021 siamo abbondantemente al di sopra di 13 punti circa, eravamo intorno a un 27% di occupazione acquisita, sempre ad oggi, quindi direi che sotto questo punto di vista, sotto quello che è il cosiddetto pick up della prenotazione, no? Quanto in anticipo la gente prenota, siamo tornati ai livelli prepandemici. Un lento ritorno alla normalità a partire dalla fine delle restrizioni. Il togliere la mascherina è quel accendi spegni che ci fa veramente forse mettere la parola fine, ci auguriamo, su quello che sono stati i 2 anni di pandemia che abbiamo appena vissuto. E allora, caldo, estate, mare, condizioni ideali per gustarsi un gelato. Ebbene, facciamo un attimo il punto della situazione anche sui gelati, perché fra tutte le materie prime che sono aumentate, i costi di produzione e i rincari di cui vi abbiamo parlato nel corso di queste settimane, anche i gelati costano di più. Sentiamo. Gelato al limone, gelato al limone. Ad un buon gelato è sempre difficile dire di no, soprattutto con l'arrivo del caldo. Quest'anno è arrivato con largo anticipo e con il primo grande caldo sono arrivati anche i primi grandi aumenti del gelato. Aumento del costo dell'energia, dello zucchero, delle uova e del latte, che fanno aumentare il costo del gelato a più del 10%. È un lusso tutto ormai, specialmente per noi anziani. È una cosa impossibile uscire, far spese e tutto quanto. Anche il gelato? Anche il gelato, sì. Allora compro delle vaschette e me le tengo in frigo o da dove vado a fare la spesa e lì sono a posto. È tutto cresciuto. Non è che i costi sono aumentati così all'improvviso, qualcosa c'è sotto. Però io lo mangio lo stesso. Con i miei 85 anni, anche se faccio qualche strapazzo va bene. Non puoi neanche mangiarti il gelato con questi costi che ci sono. Non è una buona cosa, c'è la speculazione, questo è evidente, però non credo si possa fare diversamente, insomma. Il problema è politico. È una tristezza perché sono ghiotta di gelato e non ci rinuncio. Io invece ne approfitterò, se costa tanto il gelato e visto che ho bisogno di stare a dieta non lo mangio quest'anno, salto. E allora, per chi invece al mare, al caldo, dovesse preferire il fresco della montagna, ci spostiamo adesso ad Asiago, quindi sull'altopiano, perché, come vi abbiamo già detto, Asiago è ufficialmente la città del formaggio. Asiago è ufficialmente la città del formaggio. A sancire l'intitolazione l'ONAF, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, che va a dare un valore aggiunto ad Asiago e a tutto l'Altopiano, sancendo l'eccellenza, la qualità e la peculiarità di un formaggio conosciuto e amato in tutto il mondo, che porta il nome della terra dove è prodotto. Un volano per l'economia delle terre di montagna altopianesi. È un riconoscimento veramente che ci onora e ci dà la dignità del lavoro di tutti i nostri allevatori, dei nostri malghesi, dell'intera filiera. È un riconoscimento che sposa benissimo anche le azioni di marketing territoriale che stiamo compiendo attorno all'identità più rappresentativa del nostro territorio, quale è la malga. È il momento anche per spiegare al cittadino consumatore che per avere prodotti di qualità, per avere anche una gestione del territorio come viene fatta nelle nostre malghe, c'è bisogno di grande lavoro, di grande professionalità, ma anche di grandi costi. La
targa sarà fissa all'ingresso della città di Asiago. Asiago, che fa parte di 14 località italiane, produttrici di formaggio che porta il loro nome, che si sono proposte all'ONAF. E questo deve essere un motivo di traino per valorizzare il prodotto e anche il turismo. Usciamo da un periodo terribile e nel nostro piccolo pensiamo che questa sia un'iniziativa che è partita con grande entusiasmo e quindi può sicuramente essere utile al territorio. Forte l'emozione del presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, nominato per l'occasione maestro assaggiatore del formaggio, Fiorenzo Rigoni, uno che di formaggio se l'intende e parecchio. Zailustics my heart, il mio cuore è veramente molto molto felice. È un riconoscere e ritornare a una consapevolezza di una grandissima cultura che qui si è espressa e ancora si esprime. E con l'occasione sono state consegnate anche le chiavi ai malghesi che a breve apriranno le malghe sull'altopiano, facendo partire così la stagione estiva tra pascoli, boschi, sentieri, latte e immancabile formaggio. E approfondiamo proprio questo discorso, la consegna delle chiavi ai malghesi di Asiago. Sono tanti i giovani pronti ad affrontare questa sfida. Nuova stagione per le malghe dell'Altopiano che a breve saranno riaperte e torneranno ad animare la nostra montagna. Come abbiamo già riportato nei nostri TG, proprio i malghesi che gestiranno le strutture sono state consegnate le chiavi dagli amministratori comunali di Asiago. L'occasione per rilanciare un intero comparto. Ha dato il via a una prospettiva nuova, quella di poter di identificare una città, un territorio, con come Asiago città del formaggio, ma soprattutto Asiago città del formaggio Asiago. Quindi la voglia di valorizzare ancora di più questo prodotto che i nostri malghesi, caricando le malghe fra qualche giorno, andranno a produrre in malga e che vorremmo valorizzarlo ancora di più e identificarlo in un certo modo. Quindi lo stiamo identificando e valorizzarlo, a dire il vero, con la certificazione che stiamo portando avanti dei pascoli delle malghe. Questo porterà alla dimostrazione che i prodotti che vengono fatti qui nell'Altopiano, è una certificazione unica europea, sono prodotti salubri, il territorio viene lavorato sotto l'aspetto della massima attenzione per la sostenibilità, i prodotti saranno prodotti sani, genuini e ne trarrà vantaggio tutto il territorio, quindi malga, territorio, turismo, attività economica, economia nel territorio, vivibilità del territorio, la gente che lavora rimane e resta a vivere nell'Altopiano. È una cosa bella che ho notato, ci sono anche tanti giovani che hanno ricevuto la chiave. Nell'Altopiano e principalmente nel comune di Asiago c'è stato un grosso cambio generazionale. E questo perché grazie a Dio c'è una cooperativa importante del territorio che riesce a remunerare il latte con una somma abbastanza importante e che permette quindi di dare economia. L'economia che fanno le aziende porta al cambio generazionale perché i giovani capiscono che questa attività può essere un'attività imprenditoriale che guarda verso il futuro e guarda verso il mondo. E allora questo era il nostro ultimo servizio per oggi, per questa edizione di Focus TG. Vi ricordo gli appuntamenti serali con l'informazione di Rete Veneta a partire da TG Bassano, poi TG Vicenza e il Focus di approfondimento in prima serata. Prima di salutarci però c'è tempo per dare una rapidissima occhiata ai dati Covid che insomma prima per ragioni di tempo non siamo riusciti a mostrarvi in maniera completa. Ebbene, è la fotografia delle ultime 24 ore, abbiamo detto che i dati del lunedì sono sempre da prendere un po' con le pinze, 551 i nuovi positivi intercettati appunto nella giornata fra ieri e oggi e questa mattina, i casi attualmente positivi sono poco meno di 39.000 in Veneto. Diamo una rapida occhiata agli altri tre numeri che andiamo ad analizzare insieme. Scendono di 9 i ricoveri in area non critica, meno 9, invariate le terapie intensive, purtroppo ancora 4 i decessi. È davvero tutto per questa edizione, non mi resta che augurarvi una buona giornata e darvi appuntamento a domani. Grazie.